originali. La combinazione tra restauro, consolidamento strutturale in funzione antisismica e risparmio energetico ha portato e sta portando avanti in maniera apicale le competenze, lo stato dell'arte, delle tecnologie e delle competenze cantieristiche. Per questo l'Aquila è già di fatto il più importante polo di innovazione che c'è oggi in questo settore, certamente in Europa, ma per quello che ci risulta anche quella di costituire in forma di condominio a cui vengono affidati dei fondi fissi e i lavori vengono affidati con diciamo normativa privatistica, sta rendendo la ricostruzione dell'Aquila estremamente veloce. Allora, dal momento in cui si è entrati in questi edifici, come ricordava il dottor Tavano, qui abbiamo sperimentato all'Aquila dei problemi particolari, che sono quelli della sicurezza nei lavori di messa in sicurezza, perché normalmente uno quando esiste il problema della sicurezza, ma non della sicurezza nel mettere in sicurezza un'altra cosa, capite che è una complicazione abbastanza elevata. Il sistema utilizzato dall'amministrazione, cioè scelto dall'amministrazione, è quello comunque di determinare un prezzo chiuso. Dentro questo prezzo chiuso poi bisogna lavorare. Questo comporta la necessità di affrontare, di non avere lo spazio per varianti, non avere lo spazio per ulteriori richieste, e quindi richiede una capacità di adattamento alla realtà, di trovare anche soluzioni in corsa, perché non sempre le soluzioni progettuali individuate sono quelle più confacenti, rimanendo fermi gli obiettivi di qualità, diciamo non solo quella visibile, ma soprattutto di qualità della tenuta strutturale. Questo lavoro sarà consegnato nei tempi in 24 mesi. Vista la complessità, l'entità, riteniamo che sia una buona prestazione, cosa che siamo riusciti anche ad avere sugli altri cantieri. Poi complessivamente abbiamo chiuso più di una ventina di cantieri, ne abbiamo in corso un'altra ventina, quindi diciamo che siamo presenti sull'Aquila in maniera molto massiccia, avendo poi spostato sull'Aquila una parte significativa anche dell'ufficio tecnico, delle strutture d'impresa, perché presidiamo, voglio dire, questa pluralità di cantieri nella maniera più completa possibile. Corribile da un operatore, largo 150 cm per 2,10 m. Ci sono le fognature dei reflui civili, l'acquedotto, sia la rete primaria che quella di adduzione, e quelle canaline metalliche sono praticamente predisposte per l'alloggiamento delle reti Enel, Telecom, fibra ottica e quant'altro. Avrete sicuramente visto che sulle pareti laterali ci sono delle predisposizioni agli allacci, quindi ogni numero civico ha già un fascio di corrugati atto a sostenere poi l'allaccio alla singola utenza. Quindi c'è un tubo per Enel, per Telecom, fibra ottica, l'acquedotto, qualcuno forse viene fuori, poi sarà direttamente allacciato ai contatori. Un po' il quadro, praticamente questo fabbricato, che poi è la porzione vincolata di tutto l'aggregato del Consorzio San Marco, è stato interessato da crolli notevoli. Praticamente la volta del piano che ricopre il piano primo è crollata, coinvolgendo contemporaneamente anche questa volta qui che è del piano terra, e quindi c'è stato un crollo a cascata che ha fatto sì che tutta la parte centrale del corpo di fabbrica settecentesco vincolato sia praticamente da ricostituire. Molto pesante, che appunto va a coprire i negozi di piano terra che affacciano sul corso Federico II. Come vedete, ci sono ancora le corde originarie in legno che vengono utilizzate a modo le catene in acciaio che ci abbiamo oggi. Siamo al di sopra dove prima ho fatto vedere appunto la zona del crollo, quindi abbiamo queste porte che sono crollate con tutto di noi. Vedi dove stiamo? Stiamo passando sopra quei due piani di crollo, magari ad aggiungere.
mattoni per mantenere queste volte. Le volte perderanno la loro funzione importante attraverso la realizzazione dei solai di scarico che andiamo a realizzare sopra la chiave di volta, quindi scaricheremo le volte della loro funzione di appunto appoggio, di strutturale appunto, di piano. I carichi derivanti dal passaggio di persone piuttosto che dall'applicazione di pesi saranno tutti assorbiti dai solai di scarico e le volte decorate rimarranno appunto a testimonianza del lavoro dell'epoca